rovescia dal primo minuto a Cardi, Antonio Filippini, indisponibili Zambelli, Zanetti e Caracciolo oltre a Sereni dalla mano. Lazio invece cambiata per 4 undicesimi, titolari Scaloni, Ledesma, Sculli e Gonzales, in panchina Brocchi, Bresciano e Zarate, Radu out per infortunio, indisponibile anche Mauri. 59esima direzione di gara in Serie A per il leccese Giannoccaro. In tre della Lazio nell'area di rigore del Brescia, Lichtsteiner va al cross e c'è la rete della Lazio con Gonzales, colpo di testa e palla nell'angolino basso. Brescia 0, Lazio 1 al 17esimo minuto del primo tempo. Gran gol di Gonzales, perfetto il cross di Lichtsteiner. Zoboli si arrangia su Kozak in area. Gonzales, c'è spazio per lui in area, il tiro di Gonzales riesce a deviare in angolo Arcari. Gonzales prende la mira, Arcari ottimo in corner. Cambio nel Brescia al 31esimo minuto del primo tempo, fuori Etemai e dentro Lanzafame. Ha rischiato molto Sculli, intervento su Eder in area, tutto ok per l'arbitro. Accardi, deviazione da parte di Conè, Muslera si rifugia in angolo. Proteste del Brescia per un presunto fallo di mano in area laziale. A mio avviso ha valutato bene l'arbitro. Diamanti, il tocco per Eder, parte il destro, Muslera. Muslera non si fa sorprendere all'altezza del primo palo. Gonzales, fermato Lichtsteiner da Accardi, rimane giù Lichtsteiner. Accardi si disinteressa della palla e ferma così Lichtsteiner. C'è Biava anche in zona d'attacco. Calcia Ledesma e c'è il raddoppio della Lazio con Kozak e la rete dell'ex. Infatti contenuta l'esultanza di Libor Kozak. Brescia 0, Lazio 2. Kozak ha stravinto il duello aereo con Zebina. Zebina allarga per Diamanti, teso il sinistro di Diamanti, prova Zebina, palla ampiamente fuori. Va Diamanti con il sinistro, fuori. Ci ripensa Diamanti, al 29esimo del secondo tempo, fuori Sculli e dentro Zarate. Intanto Zarate, poi arriva Brocchi anticipato, l'errore da parte di Lanzafame. Brocchi, Zarate! Si salva il Brescia sulla linea con Pega. Intervento brutto da parte di Diamanti, che poteva essere ammonito per questa entrata su Hernanes. Conè, Diaz, la palla rimane lì, Zebina e salva Muslera sulla conclusione di Eder. Diamanti, sinistro, Muslera, deviazione in corner. Intervento non facile all'altezza del primo palo. Comincia l'ultimo minuto di recupero del secondo tempo. Diamanti, sinistro, traversa colpita da Diamanti, ma c'è una deviazione e dunque corner per la squadra di Iachini. Al Rigamonti, Brescia 0, Lazio.